Io voglio dirvi che con noi sono qui anche il segretario nazionale della CGIL, Susanna Camusso. E con noi il segretario nazionale della UIL, Luigi Angeletti. Il segretario regionale della CISL, Giulio Colecchia. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Buttiglione. Il sottosegretario all'istruzione, Marco Rossidoria. E come vi avevo preannunciato, c'è chi ha creduto nella nostra città, nella città di Brindisi, nella sua capacità di innovazione, nella sua capacità di originalità, di proposta di un modello unico nello studio, che parte da Brindisi e si è diffuso a livello nazionale, e di questo siamo veramente orgogliosi. E siamo orgogliosi di avere con noi chi ha creduto in questa città, il ministro Francesco Profumo. Oggi voi votate contro la scuola e poi venite qui a parlare, fuori tutti, anche se non è lui responsabile, non vi vogliamo, la scuola l'avete detto. La scuola è di tutti, vieni a contestare quando vuoi, oggi su questo palco c'è il sangue di Melissa, basta con queste contestazioni, basta, perché voi offendete il sangue delle vittime, questa è la verità, basta, ci avete scocciato! La nostra società civile non ha bisogno di chi offende i morti come oggi, basta! Sentite, io credo una cosa, oggi è stata una giornata terribile per noi, per tutti voi, soprattutto per le famiglie, per i nostri ragazzi. Io ho una grandissima preoccupazione, e consentitemela di dire, è quella di lunedì mattina. Noi lunedì mattina dobbiamo tornare a scuola, lunedì mattina noi dobbiamo dare un segnale forte, che è quello che la scuola è più forte, la scuola è il luogo dove si diventa cittadini, e l'atto di oggi è soprattutto un atto di tipo psicologico. Quello che si vuole è che questo paese diventi un paese più debole, in cui i nostri figli non imparino, non diventino persone colte. Però vi assicuro che noi tutti dobbiamo impegnarci ad aiutare soprattutto chi ha paura. Noi dobbiamo ritrovare la fiducia nella scuola, dobbiamo ritrovare la fiducia nelle istituzioni e nello Stato. Lo Stato deve vincere, lo Stato non può perdere. Questo è un paese di brava gente, noi lo sappiamo, ci sono poche persone che non lo sono e dobbiamo emarginarle le persone che non lo sono. Non può predicare, questo è protagonismo. Noi stiamo oggi stiamo piangendo la morte di una ragazza e lei sta predicando contro la politica per protagonismo. Io non sono una politica, forse lei politica, non io. Non è un oro. Vergogni. Ti vergogni. Lei si deve vergognare.